Questa guerra si sta rivelando molto più difficile di quanto non avessimo previsto, però adesso abbiamo ancora la possibilità di riuscire a risollevare tutto. Loro hanno 224 corti perché hanno assoldato dei mercenari, di sicuro. Hanno di sicuro preso dei mercenari. Mareu, sarà un bel problema quello. Ah, qua possiamo cambiare. Ah, questo aumenta la integration speed. Oh, non è male, dovremmo poi cambiarla allora. Vada. Quanto ha Taulantia più che altro? 58, ma hanno ancora un discreto numero di soldi per potersi permettere altri mercenari. No, voi recuperate un attimo Manpower, allora qua diventerei tutti un pochettino più indietro. No, come mi sono morti male quegli uomini. Stupidamente proprio non avevo pensato alle loro armate. Tutti a Megara. Anche voi. Ah, loro hanno due armate là. Ok. Allora, dovremmo vincere, loro dovrebbero vincere, speriamo. Più che altro, questi 20.000 qua, adesso cosa ne faccio? Stanno arrivando gli altri 25, vado poi a sganciarli qua sotto. Ah no, ok. Stiamo vendendo meglio, per un attimo ho pensato male. Ah, questi erano 18.000, porca miseria, pensavo di più. Ah, questi sono Taulantia. Questi invece erano 20.000, vero? Sì. E non posso andare in loro aiuto in questo momento. Questi dove stanno andando? Stanno andando alla Risolo, noi andiamo con Forced March qua. Il problema è che dobbiamo far finire loro tutti i soldi. 3.100 passa prima che li finiscono. Ce ne vorrà un bel po'. Non abbiamo più gente che ci è fedele. Porca miseria.
Legittimità negativa. Abbiamo della legittimità negativa. Scusatemi. Prezzo di supporto per i pretendenti. Non possiamo ucciderlo? No, perché è un pretendente. Porca miseria. Ma non è popolare, perché la gente lo vuole? Ah, non vedo l'ora che muoia. Cioè, sapete la gente che voglio che muoia perché... Tra un attimo mi si rivolteranno tutti contro perché c'ho un pretendente. No, qua ci moriamo. No. Stiamo anche perdendo la guerra, non è una buona situazione. Le mie truppe, scusatemi. Ok, allora. Voi due viaggiate insieme. Ah, però posso dividere viaggiare insieme, più o meno. No, qua. No. Spezza è quella che non è la sua, vai qua fuori. Voi navi unitevi per quanto possibile. Dai, prima che arrivino quegli altri, per piacere. No. Abbiamo vinto a farselo. Porca miseria, ci è andata benissimo, appena, appena in tempo. Questi 20.000, riorganizzatevi sotto lui. Marce forzate fin qua. Le navi a che punto sono? Le mie navi? Sono là, ok. Qua unitevi. Ah, ci manca il ricercatore adesso. Mannaggia, tutt'ora. Non c'è nessuno che ci vuole bene, tra l'altro. Mettiamo questo? Oh. Ma come ci stanno capitando tutti addosso? Mi sa che arrivano appena in tempo questi. Non avevano pianificato la guerra per bene. Dai! Ok. Forse riusciamo a ristabilire le sorti, ma loro avevano una tattica migliore in questo giro.
Cioè, queste quante corti erano? Abbiamo vinto, ma porca miseria che fatica. Ma stanno soldando tutti i mercenari che possono questi, ma è normale. Cioè tutti i mercenari che vedono li stanno prendendo. Cioè noi ci finiamo il manpower di sto passo? Cosa è successo alla Frigia? La Frigia è in guerra con loro? No, mi sa di no. No, ma non voglio rivedere l'Egitto, scusatemi. No, la Tracia è in guerra con l'Egitto. La Frigia è in guerra tra di loro. Perché ci succede alla gente della Frigia che passa là in mezzo a caso? Ho già abbastanza problemi per conto mio, senza che la Frigia ci metta il suo. Voi 8 unitevi e uscite qua fuori. Siamo un passo dalla Risa, che è la capitale di quello che ci interessa, e non riusciamo a prendercela. Senti, proviamoci. No, 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 no. Ferma, ferma, ferma. No, niente ormai. Sono là. Togli solo il Forced March. Vaffanbrodo, vaffanbrodo, vaffanbrodo. Adesso ci si schiantano addosso. No, per fortuna abbiamo il generale da 12 che sta arrivando. Però... Porca miseria... Allora... Unisci tutte le navi, andate... qua... a prendere questa e le altre qua sotto. Queste due... venite qua. Quante navi abbiamo in questo momento? 93 navi, di cui 20 però sono sotto, quindi 73, di cui 3 non servono, quindi 70. Ok, le 50 di prima più quelle 20 che avevamo per creato. Sì, scusatemi, però noi siamo qua, ma dovremmo vedere cosa sta succedendo qua. Dove vanno? Scusatemi. Forced March, fin tanto che non li avete distrutti. Tutti questi Nauticon insieme. Questi stanno andando là. Questi sei, unitevi. E andate qua a Cnosso. Non mi piace ricorrere ai mercenari, ma mi sa che quei 31.000 mi servirà a prenderli. Ci costeranno 24 ogni mese. No, 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 aspetta.
Ah, Frigia, potreste evitare di starmi là addosso che mi create solo dell'attrito e basta? Scusate, mi pizzicano o no? Arrivo il 31 maggio qua. Ok, abbiamo sconfitto i barbari qua. Dove stanno scappando? In Arabia deserta, ok. Come previsto. No, se possibile. Cavolo, niente. Possibile un corno, visto che qua mi sfondano, porca miseria. Ho parlato troppo presto. Dai, Al pelo. Barbarians defeated vuol dire che potete tornare in là. Mareu. Come sono messi i loro soldi? Spendono solo 17,58 al mese. Prima che finiscano questi milioni, ci vorrà un sacco di tempo. I Taulantia? Non possiamo toglierli dalla guerra. E stanno guadagnando soldi, stanno guadagnando soldi. I nostri alleati stanno facendo qualcosa? No. Mi sa proprio di no. Non vedo nulla di occupato dai nostri vassalli. Cioè vassalli, non alleati. Ok. Ma riuscissimo mai una volta a fare qualcuno di prigioniero? Allora loro sono i 7.000, dai, muovete là. Voi siete in 5.000, muovete in là. Non voglio tenerne troppi insieme perché sennò va a finire che prendo troppo attrito. Ci sono ancora i tizi della Frigia stupidi qua in giro? No, sono andati là. Prendono attrito perché sono comunque troppi qua. È morto qualcuno. Allora. Ad Alessandria c'è troppa gente. Non so cosa dirvi. Non ho più nessuno di fedele. Porca miseria. Potresti morirci magari. Così non ci scappa una rivolta incredibile. Questi 33.000 comunque ci muoiono lo stesso. Allora, se sposto questi qua. Ok, non prendono attrito. Adesso scusate, stiamo. Il Defender ha sempre la provincia di Tessaglia. Ah, mi arrivano là, ma dovremmo vincere. Muoviamo anche gli altri. Tessaglia, dov'è che finisce? C'ho poco ancora da prendere, perché arriva fin là. Qual è l'ultimo pezzo? Ah, ok, sì, ho queste isole e zone qua da prendere. Queste sono le mie 70 navi, che non hanno più un comandante. Ma non ne ho neanche più uno decente. E questo, livello 1 fa schifo, ma è sempre meglio che niente. Se no. Questo come è messo? 4, 5. E questo non c'è più nessuno. Allora. Voi due unitevi e poi. Le uniamo a quella flotta là.
Non ho capito perché sono venuti così contro gratuitamente. Ok, abbiamo preso prigioniero un tizio. Però è che non essendoci forti non potremmo neanche... Loro hanno un comandante 12 per la nave. Per le navi. Oh, questi due Nauticon, unitevi insieme. Ci sono ancora due. Ci sono ancora dei Nauticon qua che sono senza comandante. Ah, ok, ma lui è un 5, va benissimo allora, scusami. Non ho più bisogno di te. Vabbè, ma vieni. Che non si sa mai. Perdiamo 1.000 uomini in attrito? Al mese? Ripigliatevi un po' di gente magari mentre 200 uomini, ok, adesso è più accettabile. Allora se ne stanno andando via. Però che noi abbiamo meno. No, noi abbiamo 72. Filonide, che era una Scorned Family, adesso ci torna davvero molto utile. Anche se avrei bisogno magari di un livello 8 per sta roba qua, eh. Questo 10, non posso cambiarlo con... No. Meglio no, se poi ci troviamo qualcuno di... Scrauso, che... Okay. Che come sappiamo, come ci insegnano le guerre persiane, non conta se hai tantissime navi se poi non sai usarle. Siamo riusciti a riprendere un pochettino più fiato, quindi direi che in questo momento possiamo fermarci qui. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui scopriremo se riusciamo almeno a prenderci un pochettino dalla traccia. A questo punto, con tutto quello che abbiamo speso, vogliamo come minimo tutta questa zona e questa zona qua della Taulanti. La Taulanti è in guerra con qualcuno? Sì! Sì, ottima scoperta! La Latobicia e la Saldensia. Quanto manca prima che possiamo fare una pace separata con Taulantia? Pochi mesi. Buono, 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 buono. Se riusciamo a prenderci tutta la zona della Macedonia e fare pace separata sarebbe una cosa splendida. Buono. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.